Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono di ritorno da un lavoro, quindi come vedete con gli abiti da lavoro, sono a casa, ma ho pensato di fare un video che verrà poi inserito in quelle che sono le novità del nostro sito internet 2023 e parliamo di recensioni. Ora, anticipiamo che questo sarà un video molto importante, quindi anche se vi sembrerà un po' lunghetto, vi consiglio caldamente di ascoltarlo, di guardarlo fino alla fine, perché verranno presi in considerazione degli aspetti davvero fondamentali per voi che o avete già acquistato sul nostro shop o magari state valutando di acquistare sul nostro sito. Ci concentreremo su alcuni aspetti. Innanzitutto, quali sono le novità relative alle recensioni? Come sono fatte le nostre recensioni? Perché sono differenti da tutti gli altri e come puoi fare delle recensioni utili a te e alle altre persone. Cominciamo a dare la prima risposta. Qual è la novità? Perché ho fatto un video in cui tratto le novità relative alle recensioni? Beh, perché ci è appena arrivata notizia che il nostro contratto, il nostro accordo con l'ente che gestisce le nostre recensioni, ovvero Trusted Shops, un ente tedesco, io lo chiamo ente perché è ben al di là di un semplice servizio, ma è un'azienda che collabora con un team di avvocati che appunto ha relazione con le recensioni. Il nostro contratto è stato rinnovato, abbiamo passato i test e quindi almeno per tutto il 2023 continueremo ad utilizzare il loro servizio, il servizio di questa azienda tedesca, e quindi voi vedrete le recensioni che non sono ospitate nel nostro sito, ma sono ospitate nella loro piattaforma. Poi, andando avanti, vi spiegherò perché c'è questa cosa strana e sostanzialmente siamo gli unici che hanno affrontato questo metodo. Quindi, voi sapete che abbiamo rinnovato un sistema particolare di raccolta recensioni. E questa è la novità. Adesso diamo risposta alla seconda domanda. Come funzionano le recensioni? Innanzitutto facciamo un brevissimo preambolo. Cosa intendiamo per recensioni? Sostanzialmente quelle che tu vedi sotto forma spesso di stelline quando vai a fare un acquisto online. Quindi diciamo che lo facciamo più o meno tutti, no? Quando andiamo su un sito internet, dice fammi vedere un attimino come si comporta questa azienda, se è una persona seria, se a gestire questa azienda ci sono persone serie, se nello storico si sono comportati bene in determinati aspetti, nella cura del cliente, nella spedizione, eccetera. E oggi veramente si fa un uso pazzesco. Quindi, se io devo scegliere tra un negozio che ha 3 stelle o 4 stelle, di sicuro utilizzerò, sceglierò quello che ha 5 stelle, anche se questo comporta magari spendere qualcosina in più. Perché? Perché sto tranquillo, quell'euro in più magari non è giustificato da uno stress perché magari il prodotto non arriva, perché magari non viene gestito bene un determinato errore, eccetera, eccetera. Quindi per noi sono importanti, ma ci sono vari modi per raccogliere delle recensioni. Oggi puoi mettere e puoi vedere delle recensioni praticamente dappertutto. Ci sono i social, c'è Google, ci sono dei servizi che raccolgono delle recensioni, ma non tutti sono uguali. Ed è qui che si accende la prima lampadina per noi. Perché diciamo che il nostro metodo è particolare? Beh, perché noi siamo stati i primi come negozio di detailing in Italia, i primi agli inizi del 2020, in realtà il percorso era iniziato fine 2019, i primi ad utilizzare un servizio certificato di recensioni. Cosa intendiamo? Un servizio certificato vuol dire che ci mette un timbro, lo approva un'azienda esterna, un'azienda che ha una certa reputazione. E la cosa bella, bella per voi, meno bella per me, è che quando riceviamo delle recensioni, noi non le possiamo modificare. Appuntatevi questa cosa, ragazzi, perché questo è fondamentale. Perché è importante? Perché se io ricevo una recensione su un social, io basta che cancelli quel determinato post e automaticamente lascerò tutte le recensioni a 5 stelle. Però vi sembra etico? A me no.
posso magari pagare delle persone perché mi mettano delle recensioni positive, anche se in realtà non hanno provato il mio servizio. Vi sembra giusto? A me no. E quindi a volte si fa fatica a capire a chi affidarsi. Noi abbiamo utilizzato da sempre un metodo molto onesto, ma stavolta lo è ancora di più, perché se pensate che io le recensioni raccolte sul mio sito non vengono in realtà raccolte nel mio sito, ma vi viene inviata una mail, non da noi, ma dall'ente, da Trusted Shops, e questo ente vi chiede come ti sei trovato nel negozio di Carlo. Voi rispondete, potete rispondere sia relativamente al negozio, ma anche relativamente a ciascun prodotto, e potete dire: mi sono trovato bene con questa cosa, mi sono trovato magari meno bene con la spedizione, mi sono trovato particolarmente bene con l'assistenza. E in questo modo, col tempo, compilerete quelle che poi diventeranno stelline. Possono essere 3 stelline, 4 stelline, 5 stelline, o anche una se mi sono comportato così male. La cosa bella per voi è che io quelle recensioni non le posso modificare. Quindi io non posso falsificare questo risultato. Anche se io ricevo una recensione negativa, non posso in alcun modo giustificare una rimozione o comunque parlare con l'azienda e dire: guarda, questa recensione non mi piace, ma la togli? Loro dicono no, perché il nostro lavoro è certificare le recensioni, ok? E noi siamo stati i primi in assoluto ad affrontare questa tematica, ad affrontare il tema delle recensioni in questo modo. Quindi in Italia abbiamo cominciato ad avere questo approccio di onestà che, come sapete, chi mi conosce da un po' si riflette un pochino su tutti gli aspetti della nostra vendita, e l'abbiamo applicata anche a questo tema, le recensioni. Tra l'altro, continuiamo ad essere gli unici, anche se alcuni poi ci hanno seguiti, continuiamo ad essere gli unici ad avere un servizio che vi offre una garanzia. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, se tutte le altre garanzie, se per esempio avete pagato con PayPal o simili, non avessero funzionato, voi avete fino a 2.500 euro di rimborso gratuito da parte di questo ente, di questa azienda, che si fa carico di questo problema, ok? Quindi non solo avete la possibilità di vedere delle recensioni reali, ma avete anche la possibilità di usufruire di una garanzia in più, ok? E qui rispondo alla domanda che mi è stata fatta da un cliente proprio pochi istanti fa, prima che cominciasse a registrare questo video: ma mi è uscita questa cosa a fine ordine, ho cliccato, ma non è che mi fai pagare qualcosa? No, se tu clicchi, accetti la garanzia, è gratis, state tranquilli, non vi freghiamo in nessun modo. Semplicemente voi approvate quel contratto, quindi voi passate i vostri dati all'azienda e quindi loro sanno che è stato fatto un acquisto, ok? Ma non siete obbligati in nessun modo, quindi potete accettare o non accettare la garanzia a fine ordine. In ogni caso, le recensioni continuano ad essere certificate. E questo un pochino vi fa capire come ragioniamo noi. Ad oggi trovate non solo un punteggio altissimo, e questo ci fa molto piacere. Col tempo avete compilato molte recensioni prodotto, quindi avete con grandissima trasparenza la possibilità di vedere cosa ne pensano dei prodotti tutti i nostri clienti, e potete avere una prova di quello che vi ho detto. C'è anche qualche recensione negativa, e quindi vedete che noi effettivamente non possiamo modificare, alterare il contenuto delle nostre recensioni. E qui arriviamo ad un altro punto del nostro video. Che differenza c'è tra noi e le altre aziende? Come vi ho detto prima, alcune aziende, ci capita spesso, in realtà siamo gli aprifila di un determinato modo di agire, hanno a loro volta integrato nel loro sito delle recensioni certificate, ma nessuna al servizio di garanzia, e comunque sono arrivate molto in ritardo, e la velocità con la quale hanno raccolto le recensioni è anche un pochino sospetta. Ma non mi va di parlare degli altri, io preferisco parlare di me. Da me avete la possibilità, insomma, di avere questo tipo di garanzia, e sono molto sereno nel dire che siamo stati i primi.
ad affrontarla in questo modo. E qui veniamo al quarto ed ultimo punto di questo video, e su questo punto vi anticipo, sarà un po' diretto, qualcuno magari mi dà dell'arrogante, però è necessario, ragazzi, che ci parliamo chiaramente. Allora, innanzitutto, come faccio io, come fa la Solo Dettagli, come fa un'azienda in generale ad avere un servizio di recensioni certificato? Ci avete mai pensato? Lo paghiamo, si paga e anche parecchio. Non solo paghiamo svariate centinaia di euro al mese per ottenere questo servizio, ma abbiamo dovuto passare una fase di test che a sua volta si paga, perché ci sono degli avvocati che cosa fanno? Ti guardano i termini e condizioni, guardano il sito come è fatto, se è trasparente fino alla fine, fanno degli ordini, quindi ci sono delle persone che comprano davvero roba. E vedono come noi trattiamo, se siamo coerenti con quello che diciamo. Se passiamo questo iter, che ripeto, abbiamo pagato e continuiamo a pagare, vuol dire che davvero abbiamo queste caratteristiche. Ci meritiamo il sigillo di qualità e comunque, come vedete, il 99% delle recensioni sono estremamente positive. Ora, noi ci mettiamo la nostra parte, quindi facciamo un investimento per dimostrarvi la nostra serietà. Voi dovreste sfruttare questo sistema bene, ma il vantaggio è tutto vostro se ci pensate. Perché vi dico questa cosa? Perché a volte la recensione diventa un metodo per scaricare su altri la propria frustrazione. E ci sta che magari in alcuni acquisti le cose vadano male, vuoi perché siamo umani e sbagliamo anche noi, vuoi perché magari il corriere ti spacca il pacco. Ma le cose si risolvono. Non dobbiamo prendere la recensione come uno strumento per fargliela pagare al negozio, perché, ripetiamo, il concetto è questo: la recensione non serve a voi che avete acquistato, serve a qualcun altro per capire come saranno trattati in sostanza, ok? Quindi voi dovete pensare, una persona che leggerà la mia recensione, che cosa capirà riguardo a questo negozio? Che è una persona seria? Che si è comportato bene in una determinata cosa, male in un'altra? Scrivetelo, siate precisi. A volte cioè, c'è la possibilità di scrivere, usate questa possibilità. E invece noi a volte, fortunatamente è un evento molto raro, ci troviamo davanti a recensioni come queste. Ora vi chiedo, che cosa mi insegna una recensione del genere? Nulla. Che cosa imparerà una persona che leggerà questa recensione? Assolutamente niente. Quindi è solo un modo per sfogare la propria rabbia, ma non hai dato nessuna motivazione, non hai spiegato perché abbiamo ricevuto una recensione negativa, quindi hai fatto un pessimo uso di questo strumento, che non solo si paga, ma ti sei dato una mazzata sui piedi da solo. Perché immagina di andare su Amazon e scoprire che tutti, perché magari hanno avuto un piccolo incidente, si sono sfogati con quel negoziante. Magari il prodotto è perfetto, però siccome ci sono 10 cretini che hanno messo una recensione negativa, tu non la compri. Immaginati di essere tu quel negoziante adesso. Capisci che non è corretto. Così come qualcun altro che mette le 4 stelle, tu gli chiedi: ma perché 4 stelle e non 5? È per motivarti, ma motivarti nel fare cosa? Per darti la carica di fare di più. Ok, ma dimmi cosa? Noi accettiamo critiche, diteci dove migliorare. Se dite: ah, negozio buono, 4 stelle. Grazie, sempre meglio che riceverne 3. Ma sfruttate il sistema di recensione, aiutateci a crescere. Dite: mi sono trovato bene, bene, bene su questo, mi sono trovato meno bene su quest'altro, consigliamo di migliorare. Grazie ragazzi, vi ringraziamo. Questo è un uso corretto delle recensioni. E permettetemi, quanto ci mettete a mettere una recensione? Pochi secondi, anche se non volete scrivere nulla. 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, sono 3 click. Usatelo questo sistema, purtroppo non tutti la mettono perché hanno fretta, eccetera. Ma ricordatevi che quando vi troverete a dover scegliere, voi userete le recensioni che hanno scritto altre persone. Quindi scambiatevi questi favori, sfruttate a vostro vantaggio questo sistema, ok? Noi, come sempre, ragazzi, ce la metteremo tutta.
Abbiamo passato i test anche per quest'anno, siamo contenti di continuare con questa azienda che per quanto ci mette a disposizione un servizio molto costoso, è quello che ci è sembrato il più corretto di tutti, perché non abbiamo mai modificato le recensioni come purtroppo altri fanno, perché è facile eliminare dei post in cui si parla male di un prodotto e poi trovarsi in un gruppo Facebook dove ci sono solo post positivi. Siamo bravi tutti a fare così, diciamoci la verità. In questo modo non possiamo modificare nulla. Quindi noi ce la stiamo mettendo tutta. Vi chiediamo di fare lo stesso perché quello che farete sarà a tutto vostro vantaggio. Bene, ragazzi, non so quanto è durato questo video, però ci tenevo a dirvi che in questo processo di ripristino del nostro sito, un percorso che è stato, come sapete, anche doloroso per tutto quello che è successo, ma le cose si stanno sistemando molto bene. Quindi vi ringraziamo per l'appoggio che ci state dando. Come al solito, se avete delle domande, scrivetele qui sotto. Grazie per la visione, arrivederci al prossimo video.